Presidente, anche queste, anzi soprattutto queste, sono giornate importanti per il Città di Teramo 1913. Si porta un piccolo grande dono per i bambini che non possono passare la Pasqua in famiglia. Qui si travalicano i confini dello sport, si va nel sociale, ma è quello che poi lo sport deve essere in realtà. E forse la finalità ultima dello sport è proprio questa. Molte volte ce ne dimentichiamo, quindi questi sono momenti che servono soprattutto a noi per riportarci sulla realtà, capire, magari ci sono dei bambini magari in questo momento meno fortunati degli altri. Noi vogliamo essere vicini, ma soprattutto vogliamo anche noi assaporare questo calore, perché come dicevi il fine dello sport, poi si vuole vincere, si vuole perdere, cioè non si vuole perdere, però diciamo che ufficialmente l'importante è, ecco, essere vicini a delle persone, a chi ci sostiene, e magari i nuovi campioncini gli diamo questo uovo per far sì che passino questa Pasqua per varie vicissitudini, quest'anno magari non proprio al 100%, magari possa tornare un sorriso a loro. Importante appunto, come dire Stefano, qui il ruolo dello sportivo che va anche al di là, diciamo, dello sport, si entra anche nel sociale, quindi riprendo un po' quanto hai detto, un motivo di orgoglio per voi essere qui. Certo, ma prima di essere uno sportivo, un giocatore bravo, devi essere una brava persona a livello umano. Noi siamo un gruppo forte, ci vogliamo bene, quindi questi gesti li facciamo con molto piacere. La grandezza non è, a volte si vede nel piccolo gesto, e sicuramente questo è un gesto importante per tutti quei bambini che purtroppo per diversi motivi e per loro vicissitudini non possono festeggiare la Pasqua nel contesto più idoneo, che è quello familiare. Per cui io non posso che ringraziare la società che ha avuto questa delicatezza nel pensare a chi in questo momento forse ha necessità di questo affetto.